tutti voi il mio saluto cordiale e fraterno, mentre insieme, con semplicità, continuiamo a riflettere sulla parola di Dio perché la nostra vita diventi conforme a quella di Cristo e diventi una luce, fonte di speranza per il nostro mondo. Siamo alla terza domenica, non dopo Pasqua, ma di Pasqua, perché noi viviamo la Pasqua. Il tempo che stiamo vivendo, non solo liturgico, ma tutto il tempo dopo che Gesù era morto e risorse, è la Pasqua. Siamo entrati nella vita che Dio in Gesù ci dona ed è venuto a portarci. Allora, queste domeniche di Pasqua, come la prima, la risurrezione, la seconda, la domenica della misericordia, e man mano che andiamo avanti, ci fanno capire chi è Gesù risorto per noi, come possiamo incontrarlo e come possiamo farlo conoscere a quanti invece non l'hanno mai incontrato. L'impegno del cristiano a vivere come figlio della risurrezione e a testimoniare a tutti con le opere e anche con la parola che Dio è il Dio della vita è l'impegno di ogni giorno. Questa domenica, terza domenica di Pasqua, ci fa vedere un Vangelo particolare. È il capitolo 21 di San Giovanni, dove si descrive non solo chi è figlio della risurrezione e lo annuncia, ma quale è la comunità voluta da Gesù risorto, quanto diventa questa comunità e quanto diventa una comunità che annuncia. È un Vangelo meraviglioso che mi rimetto ancora una volta ad ascoltare come se fosse la prima volta e lo faccio con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, «Io vado a pescare». E gli dissero, «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, «Figliuoli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero, «No». Allora egli disse loro, «Gettate le reti dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscirono più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontano da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.
Abbiamo ascoltato insieme questo capitolo stupendo che, vi dicevo, è particolare perché il Vangelo di Giovanni finisce al capitolo 20. Qui è il capitolo 21, riscritto dalla comunità di Efeso per dire: questo Gesù vuole dalla nostra comunità. E poi naturalmente si è interrogata: noi siamo la comunità che Gesù ha voluto? Quanto lo diventiamo? Una domanda che dovremmo fare tutte le comunità cristiane. Bene, allora guardiamo a questa comunità di risorti che annuncia la risurrezione e che accoglie 153 grossi pesci, tutti i pesci del lago, cioè che deve raccogliere, far entrare nella Chiesa di Dio, con la fede in Gesù, tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni angolo della terra. Allora questa comunità annuncia mentre va a pescare, ma erano pescatori Pietro e gli altri. Allora il Vangelo, ecco, prima grande verità, non si annuncia solo nei grandi momenti. Noi ad Andria abbiamo avuto il miracolo della Sacra Spina, un momento meraviglioso che ha raccolto quanto il miracolo si stava realizzando. In quell'istante c'erano dentro la cattedrale e nei dintorni 25.000 persone. Quel giorno e quella notte sono sfilati a vedere questo miracolo 30.000 persone. Quindi in quel momento chi si è confessato, chi pregava, chi ha pregato delle ore, chi tutta la giornata, chi è rimasto la notte a pregare, e quindi è diventata la città, la comunità della diocesi di Andria, una comunità che annunciava il Vangelo. Ma poi l'abbiamo rivissuto un secondo momento, la seconda domenica di Pasqua, quando abbiamo chiuso l'anno giubilare della Sacra Spina e abbiamo accolto il nuovo vescovo. Quindi momenti belli, indimenticabili, che ti lasciano dentro un segno, ma questi momenti straordinari ci devono far annunciare il Vangelo nella vita ordinaria. Pietro e gli altri mentre lavoravano sul lago a pescare, voi nelle famiglie, io nel mio santuario, un professore, un insegnante nella sua scuola, un deputato nel Parlamento, un operaio nel cantiere di lavoro, un giocatore nei campi dove gioca. Cioè ognuno di noi il Vangelo lo deve portare nella vita ordinaria, prima grande affermazione di questo Vangelo, e lo porta nel lago di Tiberiade. Tiberiade era una città costruita in onore di Tiberio, l'imperatore romano, dove gli ebrei non mettevano mai piede perché lì si diventava impuri. Era una città non ebrea e quindi non potevano mettere piede, ma noi dobbiamo portare il Vangelo non solo tra di noi, nei gruppi ecclesiali, ci mancherebbe altro, nelle comunità monastiche, nel luogo dove si prega, durante un pellegrinaggio, ma là dove non si crede, dove anzi si è lontanissimi dalla fede, dove addirittura si combatte la fede. Nella prima lettura di oggi noi vediamo che gli apostoli vengono flagellati e viene proibito loro di parlare di Gesù, ma loro riempiono Gerusalemme del nome di Gesù e sono lieti, lieti di aver sofferto per il nome di Gesù. Quindi il Vangelo si porta e si annuncia a Gesù che è vivo e risorto nella vita di ogni giorno, anche là dove non c'è la fede, anche nei momenti di persecuzione, di contrasto o di sofferenza particolare. Bene. Quindi il Vangelo va annunciato sempre e comunque. Ma qual è la comunità che annuncia il Vangelo? Ecco la seconda grande riflessione: la comunità che vive la comunione, dice questo brano, ma non solo questo brano, anche altri, mentre stavano tutti insieme, lo dice anche la prima lettura, mentre stavano insieme e c'erano tutti. E siccome siamo in un mondo non ebreo, si parla di sette
apostoli, perché 7 è la totalità. Attorno a Pietro si fa esperienza di fede, si vive la fraternità, si accoglie anche quelli che fanno più fatica, perché la comunità non è solo dei perfetti, degli eletti, ma di tutti, e si cerca di vivere la comunione, di essere la casa della fraternità, luogo e scuola di comunione. Allora là dove c'è una vera comunione, una vera fraternità, quella è la comunità che rende credibile il Vangelo. Gli Atti degli Apostoli raccontano che quando i non credenti, ebrei o non ebrei, vedevano i primi cristiani come si volevano bene, come si amavano, chiedevano di far parte del loro numero. Ma è l'amore, la fraternità, una vita di armonia, non di contrasti, che attirerà sempre le persone che non hanno la fede. Quindi prima cosa è vivere la fraternità, secondo lavorare, vivere, evangelizzare secondo la parola di Dio. Quelli hanno pescato, hanno lavorato, faticato tutta la notte e non hanno preso nulla. Tu puoi accogliere il vescovo, fare incontri presbiterali, incontri pastorali, incontri di comunità, puoi fare piani pastorali, scrivere lettere. Non ho ancora avuto occasione, ma la leggerò e ve ne parlerò, l'esortazione apostolica del Papa Amoris Laetitia dopo il sinodo sulla famiglia. Ci sono tanti documenti, tu puoi fare veramente tutto, ma se non segui la parola di Dio, tu lavori inutilmente. Difatti Gesù chiede a questi figlioli: come mai vi siete ammazzati, avete lavorato anche di notte e non avete convertito nessuno? Nella vostra rete, la chiesa, la barca, non è venuto nessun pesce. E Gesù, senza aspettare la risposta, glielo spiega e glielo dice: figlioli, gettati a destra. A destra è il cuore trafitto di Cristo. Voi dovete parlare non dei piani straordinari, non di cose vostre, dovete parlare dell'amore di Dio, dell'amore crocifisso di Dio, del cuore, del mio cuore aperto, squarciato, che continua a fondere grazie su grazie. E quanto gli uomini scopriranno, non voi, non le vostre bravure, ma il mio amore crocifisso, che continuamente accoglie, misericordioso, perdona e dona grazia su grazia, allora la rete si riempirà di tutti i pesci, 153 grossi pesci, quanti sono le specie di pesce che sono in quel lago, cioè tutta l'umanità. E la rete non si romperà, la rete della Chiesa deve accogliere tutti gli uomini che vivono sulla terra. Ma allora la fraternità vissuta, l'ascolto e il vivere fedelmente ogni parola del Signore. Terzo, si siedono attorno a Gesù che ha preparato l'Eucaristia, e in quel momento tutti lo riconoscono, nessuno gli chiede chi sei, cioè una comunità eucaristica, una comunità che celebra l'Eucaristia, che ringrazia Dio, ringrazia per la propria vita, ringrazia per i fratelli, una comunità che canta, che lode e che accoglie il suo Signore nel suo cuore, nella sua vita ordinaria, e si lascia trasfigurare da questa presenza di Gesù. Quarto, una comunità, ecco il secondo momento di questo Vangelo, che vive lo stesso amore di Dio. Hanno sbagliato, hanno rinnegato, non hanno vissuto, sono stati una controtestimonianza, ma quando Gesù li incontra, non li rimprovera, non chiede: ah, perché l'avete fatto? Ah, non mantenete le parole, tante promesse, tanti miracoli, tante grazie, inutilmente. No, Gesù li guarda, comincia con Pietro e poi con tutti gli altri, e poi con me, con te, con voi che mi ascoltate. Pietro, ma tu mi ami con lo stesso amore che ho io, più della vita, più delle persone, più di tutto? E Pietro dice con molta umiltà, ripensa ai suoi 3 tradimenti: Gesù, tu sai che ti voglio bene, non sono capace di riamarti come tu mi ami, e tantomeno più della vita, più delle cose, più di tutte le persone. Allora Gesù gli fa una seconda domanda: Pietro, ma mi ami almeno con lo stesso amore? Gesù, te l'ho detto, ti voglio bene.
E terza domanda di Gesù: mi vuoi bene? Sì, Signore, ti voglio bene. Allora adesso puoi andare ad annunciare il Vangelo. Ecco allora che la comunità che potrà annunciare il Vangelo di Gesù risorto è una comunità che lo fa nella vita di ogni giorno, anche là dove non si crede, anche quando si è perseguitati, e quanto lo fa quando vive la fraternità, quando mette in pratica le parole del Signore, quando celebra l'Eucaristia e quando cerca di voler bene davvero a Gesù come la cosa più importante della sua vita. Allora i 153 pesci entreranno nella barca della Chiesa. Questo dobbiamo essere anche noi. Ve lo auguro e vi saluto cordialmente.